terremoto nel centro Italia. La terra continua a tremare. Migliaia le persone assistite dalla Protezione Civile e ingenti i danni nei centri storici. Il PD di Renzi riempie Piazza del Popolo a Roma per dire sì al referendum del prossimo 4 dicembre. Il vero partito della nazione è quello del no, ha gridato il Premier dal palco. Trasporto pubblico locale, il TAR annulla l'aggiudicazione definitiva ad Autolinee Toscane. Rientra in gioco Mobit. La gara resta così in piedi, ma dovranno essere riformulate le rispettive offerte economiche. Buongiorno e benvenuti a questa nuova edizione di Studio TG. Non si ferma lo sciame sismico che si è abbattuto sul centro Italia. Tanta la paura e la preoccupazione nella giornata di ieri. Si tratta infatti del terremoto più forte dal 1980. Vediamo il resoconto nel servizio di Alessio Poggioni. La terra trema tragicamente di nuovo e l'Italia si riscopre fragile. Il sisma del 7.40 di ieri di magnitudo 6.5 è stato percepito nitidamente in mezza Italia, che si è automaticamente ricordata di tragedie ancora troppo vicine. La montagna spaccata, l'asfalto divelto, gli edifici che crollano in una nuvola di fumo. E il terrore, quello vero, viscerale, di chi non può più niente. È stato uno dei sismi più forti dal 1980 ad oggi ed è un miracolo che non ci siano state vittime, o meglio, più che un miracolo, il risultato di azioni concrete, praticissime, messe in campo in questi anni da quelle popolazioni per ricostruire a modo le loro città. Nessuna vittima, ma tanti, tantissimi sfollati, 25.000 soltanto nelle Marche. È un nuovo problema da gestire, coloro che non vogliono lasciare la loro città. Il simbolo di questa trincea è Norcia, città natale di San Benedetto, vero padre della cultura italiana, che oggi ha assembrato in piazza un popolo che non vuole andarsene, che non vuole abbandonare le proprie case o ciò che ne resta, con il rischio altissimo di subire un'altra scossa. Già perché la terra ha tremato ieri, la mattina e poi nuovamente la sera, ma continuerà a farlo nelle prossime settimane, sperando che l'intensità delle scosse scemi piano piano fino a esaurirsi e che non ci siano nuovi terremoti. Intanto la Toscana rimette in moto il meccanismo della solidarietà, come succede un po' in tutta Italia. 8 container partiranno oggi pomeriggio alla volta di Porto Sant'Elpidio per allestire un punto di assistenza sanitaria mobile. Il governo ha parlato ieri in conferenza stampa di una ricostruzione che riporterà tutto al suo stadio originario, dalle case alle chiese alle attività commerciali. Ma se il tempo della ricostruzione non è ancora cominciato, rimane per adesso un grande silenzio, fantasma e la speranza che la terra si fermi. E adesso siamo in collegamento con il responsabile della Protezione Civile della città metropolitana di Firenze, Leonardo Ermini. Buongiorno Ermini. Buongiorno. Allora, tanta preoccupazione per le scosse di ieri che si sono state appunto percepite distintamente anche a Mugello e in varie zone della Toscana. Esatto, sì, ha detto perfettamente. Lo scosso di ieri, il sesto grado e mezzo di Norcia, è stato percepito benissimo anche nella nostra regione. Abbiamo avuto segnalazioni di persone dai cani alti anche in città di Firenze, sono andate fuori di casa, non so, poi ovviamente sono rientrate, non ci sono segnalazioni di danni. Perfetto. Si assiste in questi giorni anche ad una situazione particolarmente delicata, perché i cittadini nel centro Italia non vogliono abbandonare le loro abitazioni contestando le istituzioni. Lei che cosa ne pensa? No, guardi, la situazione è molto grave perché lì abbiamo un tessuto edilizio già era stato fortemente impattato dal sesto grado del 24 agosto. E questa via è stata veramente una brutta mazzata anche dal punto di vista psicologico per le popolazioni. C'è anche da dire che essendo luoghi di montagna, lì siamo intorno ai 1000 metri, è difficile insomma allestire anche campi e ospitare le persone vicino a casa come vorrebbero. Ecco. Un'ultima cosa, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa proprio con lei, ma ripetiamolo, quali sono gli accorgimenti da seguire in caso appunto di terremoto? Beh, dicevo appunto che bisogna che ogni cittadino, facendo un'operazione anche di civiltà, vada a leggersi il proprio piano di protezione civile del comune in cui risiede e segua un po' quelle indicazioni che sono lì sopra riportate, tenendo presente che l'unica strategia vincente nei confronti del terremoto è quella della prevenzione, soprattutto per la salvaguardia della vita umana, anche gli interventi di rinforzo di modesta entità, certo sono sempre dei costi, possono essere decisivi.
In ogni caso, ecco, la raccomandazione è quella di seguire attentamente anche le istruzioni che sono portate nei piani di protezione civile, dove c'è sempre un vademecum di buone pratiche che si possono rivelare importanti in caso di evento anche dal punto di vista psicologico. Benissimo, allora grazie mille Erminio e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi. E adesso voltiamo pagina perché si parla della manifestazione tenutesi sabato a Roma, la manifestazione del PD per dire sì al referendum costituzionale. Vediamo tutto il resoconto nel servizio e le parole del Premier Renzi. Come sono belle le riunioni in streaming, ma quanto è bello tornare ad abbracciarsi in piazza. Esordisce così Matteo Renzi dal palco della manifestazione per il sì al referendum tenutesi in Piazza del Popolo. Musica e colori, nella soleggiata piazza della capitale, fanno da cornice ad un PD unito che intona Bella Ciao e dove le bandiere tricolore si fondono con quelle arancioni dei giovani democratici. Il Premier non entra tanto nel merito del referendum, ironizzando, è da 35 anni che ne stiamo parlando, ma attacca lo schieramento di chi è contrario. Il vero partito della nazione è quello del no, grida dal palco. E quanti erano quei partiti che applaudivano quando c'era Giorgio Napolitano che avevano costretto a rieleggere il Presidente della Repubblica a dire sì, faremo le riforme, Presidente? Quanti erano quelli che hanno cambiato idea? Me lo lasciate dire? Il vero partito della nazione è quello del no. Il vero partito della nazione è quello che va da Brunetta a Travaglio. È quello che sull'Europa mette insieme Monti e Salvini. Anche nei confronti di chi l'ha preceduto nell'ambito del suo partito. Se voi avete fallito, non fate fallire anche noi, ha dichiarato, per poi concludere. Se voi non siete riusciti a cambiare il paese, lasciate provare noi. Renzi lancia poi un appello, il più importante, per la corsa del 4 dicembre. Il referendum non è il punto di arrivo, ma un punto di partenza senza il quale si riparte dal via dopo 35 anni, dando l'idea di una politica inconcludente. Il referendum è un'alternativa tra passato e futuro, per poi diffondere una curiosa proposta rivolta ai 50.000 presenti in piazza e non solo, spalancare le finestre all'Italia e organizzare una cena alla settimana per dire sì. E intanto anche il popolo del no si è riunito a Firenze sotto il segno della CGIL. Vediamo il servizio. Il 1400 per dire no al referendum costituzionale del 4 dicembre, un teatro Beol di Firenze gremito di partecipanti arrivati da tutta la Toscana ha accolto la segretaria nazionale del sindacato Susanna Camusso, con lei sul palco il presidente emerito della Corte Costituzionale Ugo De Siervo, il presidente di Libertà e Giustizia Tommaso Montanari e il presidente nazionale dell'ANPI Carlos Muraglia. Applausi, standing ovation e critiche alle modifiche apportate agli articoli della seconda parte della Costituzione. Per Camusso, che ci ha tenuto a precisare che la CGIL non impone a nessuno di votare no, il problema inizia dal quesito. È noto a tutti che quel quesito suona come ma vuoi bene alla mamma oppure no, e ovviamente uno dice sì che vuol bene alla mamma, ma penso che siccome parliamo della cosa più importante dal punto di vista della coesione di un paese, che è la sua Costituzione, la vera scommessa di tutti è che le persone sappiano che cosa stanno votando. Più che di una riforma del testo nato dalla Costituente, è stato detto alla manifestazione della CGIL, sarebbe necessario pensare alle parti della Costituzione che ancora restano sulla carta. E sempre a Firenze si è tenuto al Caffè Donnini l'Innovation Talk, la tavola rotonda organizzata dai giovani democratici per parlare di riforma costituzionale, alla quale era presente anche l'onorevole Andrea De Maria. Vediamo il servizio. Il Caffè Donnini di Piazza della Repubblica a Firenze ha ospitato la quinta tappa dell'Innovation Talk, il percorso di tavole rotonde interamente dedicato ai giovani che si snoda lungo le diverse città italiane. Un evento promosso da Fondazione Cultura Democratica, riservato al confronto con parlamentari e docenti sul tema della riforma costituzionale, andando ad analizzarne i principali aspetti. Un'intensa attività, quella di Fondazione Cultura Democratica, che si pone come obiettivo l'elaborazione di proposte di legge da parte di giovani innovatori, che verranno poi presentate in Parlamento da deputati e senatori che aderiscono all'iniziativa.
C'è una realtà molto interessante di giovani che fanno riferimento a un gruppo che si chiama Cultura Democratica, che collabora stabilmente con i gruppi PD della Camera, del Senato, col Dipartimento Formazione del PD nazionale, ma al suo interno anche persone di diverse idee politiche, di diversi orientamenti, che costruisce momenti di studio, di formazione e di approfondimento. Questo è molto importante perché è un modo di rendere una nuova generazione consapevole, di dargli gli strumenti, anche di misurarsi con i grandi temi di oggi. E a Borgo San Lorenzo in Mugello, dopo la decisione del sindaco Paolo Moboni di entrare nel Partito Democratico, la sua lista d'origine Borgo Migliore ha alzato le barricate parlando di tradimento. Per il sindaco e chi lo sostiene invece si tratterebbe di una scelta in assoluta continuità con il progetto politico che lo vede protagonista. Ce ne parla Alessio Poggioni. Lo aveva già detto e ribadito Paolo Moboni, sindaco di Borgo San Lorenzo, che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, il giorno in cui avrebbe firmato per prendere la tessera del Partito Democratico. Magari quando lo annunciò c'erano anche già state le avvisaglie che la lista che lo aveva appoggiato alle elezioni, Borgo Migliore, riconducibile all'area socialista, non avrebbe preso bene la scelta. Eppure probabilmente in pochi si aspettavano che lo scontro potesse assumere tinte forti come quelle che sembrano delinearlo. Soprattutto perché Paolo Moboni appare già oggi inserito in un contesto di centrosinistra, buona parte dei voti con cui ha vinto le elezioni venivano effettivamente dai lettori del PD, tanto che la scelta di tesserarsi poteva apparire addirittura in continuità. Ma per Borgo Migliore si tratta di una fiducia tradita, tanto che l'appello del sindaco alla trasmigrazione collettiva all'interno del partito guidato da Matteo Renzi non è stata recepita. A difesa del sindaco arriva però il suo assessore Cristina Becchi, che sottolinea l'importanza dell'attività di governo più che delle casacche. Abbiamo un programma e su quel programma mi sembra che il sindaco stia operando bene, quindi in realtà non si può parlare di incoerenza. L'incoerenza è quando io ti dico e faccio una cosa e poi non la farò. Poi se si può parlare di poltrone, tessere eccetera, mi viene un po' da rimandare la domanda al mittente: quanto è più importante la tessera, quanto è più importante l'uomo, quanto è più importante quello che realmente sta facendo in questo momento il sindaco e l'amministrazione per il territorio comunale, per Borgo San Lorenzo. Borgo Migliore è stato un bellissimo progetto che è nato in un momento particolare, è nato per contrastare non il Partito Democratico ma bensì una gestione, almeno così loro ritenevano, del Partito Democratico in quel preciso momento storico. È un bellissimo progetto politico e ovviamente deve avere uno sbocco, deve avere una maturazione, non è che è un progetto politico destinato a rimanere così. Il passare al Partito Democratico vuol dire una maturazione, vuol dire dare una prospettiva anche a tutti quei giovani che in questo momento si sono radunati intorno a Borgo Migliore. Resterà da capire dunque come si comporteranno i consiglieri comunali appartenenti alla lista Borgo Migliore e se la questione riuscirà a risolversi internamente, laddove è nata, o se diventerà invece uno strumento politico per sancire una spaccatura altrimenti poco interessante per i cittadini, sempre meno attenti alla forma e molto di più alla sostanza. E a Firenze continua il dibattito sulla questione TAV. Proprio su questo si è pronunciato il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani. La stazione sotterranea Foster costa troppo e non si fa più, ma il tunnel sì. Lo ha deciso Ferrovie nella proposta di modifica al progetto del nodo fiorentino dell'alta velocità e lo ha ribadito rispondendo alle 10 domande poste dal sindaco di Firenze Dario Nardella. Ferrovie ha così archiviato il progetto dello scalo ferroviario interrato già in costruzione, mantenendo quello del tunnel e scatenando le polemiche in ordine sparso di sindacati, Notav e associazioni di categoria, oltre a quelle delle istituzioni, comune e regione, interlocutori di governo e ferrovie. Durissimo l'affondo del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, che nel piano di Ferrovie vede il rischio che Firenze resti isolata. Guai a tagliare fuori Firenze, come in quelle righe, in quelle pagine si evidenzia, perché si vuol costruire un'alta velocità che sia un'alta velocità Roma-Milano, magari con qualche fermata a Bologna perché Bologna è comoda, ma che a Firenze preveda solo alcuni treni. Nel documento inviato al sindaco di Firenze, Ferrovie ha ribadito in ogni caso che l'eliminazione della Foster non mette in alcun modo in discussione il nodo fiorentino dell'alta velocità e che collaborerà con il comune per decidere cosa fare del cantiere Foster. Il prossimo passo ora sono le valutazioni sul nuovo piano attese dalla regione toscana. E Studio TG termina qui, vi ricordo soltanto l'appuntamento di questa sera con Telegram alle 20.35, dove si parlerà di alloggi popolari con Luca Talluri, presidente di Federcasa e Casa Spa Firenze, e Sara Funaro, assessore alla casa del comune di Firenze. E dalle 21.20 invece appuntamento con lo sport con Erika Calvani. È tutto, a tutti l'augurio di una buona giornata.